primi 6 mesi di questo 2013 purtroppo non sono stati positivi. Tutti sappiamo che nei primi 6 mesi purtroppo il Palermo e noi tutti siamo retrocessi. Ora, da luglio in poi abbiamo girato pagina, siamo in un campionato difficile come quello della Serie B. Ci stiamo dimostrando come la squadra da battere, come i protagonisti, e mi auguro che a un anno di distanza da uno dei giorni peggiori nella storia del Palermo e di tutti quanti noi, si possa festeggiare la promozione in Serie Iachini, che già conoscevi, cosa vi ha dato? A. Sicurezze, esperienza, quindi dobbiamo continuare a seguirlo perché da quando comunque è arrivato lui abbiamo voltato pagina. E chi meglio di lui, con tutte le promozioni che ha già ottenuto, può guidarci verso la conquista della Serie Quest'anno sei stato costretto a fronteggiare un nemico, un avversario che di solito non fronteggi, ovvero un infortunio. Quanto ti è pesato restare fuori in un momento bello per il Palermo? A. Parecchio, perché purtroppo nel momento forse migliore mio e della squadra. Soprattutto perché erano più di 400 minuti che nessuno riusciva a segnarmi, sono stato costretto da questo infortunio a stare fuori per un po'. Sono contento che chi mi ha sostituito l'ha fatto alla grandissima e insieme ripartiremo per, come ti ho detto prima, per la conquista di questa maledetta Serie Qual è il compagno che ti ha sorpreso di più di questo nuovo Palermo? A. Ma guarda, sono un po' tutti, un po' tanti, ecco, i compagni che mi hanno sorpreso. Credo che ognuno di noi abbia dato qualcosa, anche chi ha giocato meno. Chiaramente fare un nome sarebbe sbagliato nei confronti degli altri. Noi siamo un gruppo unico, un gruppo unito, tutti quanti che remiamo dalla stessa parte, c'è stato bisogno di tutti. Infatti credo che tutti, quasi tutti, hanno giocato, quindi chi mi ha stupito più di tutti è stato il gruppo per come sta seguendo l'allenatore, per come sta volando verso questo obiettivo. Che voto dai al tuo 2013? Ma sai, io faccio un po' fatica a dare i voti a me stesso, non preferisco che i voti li danno gli altri. È chiaro che una prima parte dell'anno, purtroppo con la retrocessione, con alti e bassi, e una seconda parte dell'anno molto positiva, ecco. Però, come ho detto prima, il singolo viene dopo, la cosa più importante viene la squadra. E la squadra deve arrivare in Serie A con Sorrentino e con l'aiuto di tutti quanti gli altri. 2014 ti aspetti a Stefano? Bello, gioioso, festoso, quello, ecco, quindi poi sono uno che pensa sempre positivo, quindi bisogna pensare positivo, andare avanti così come stiamo facendo e io mi auguro che, e sono convinto che il 2014 sarà un 2014 entusiasmante. Ai tifosi rosanero cosa vuoi augurare per il nuovo anno? Di ritornare nella categoria dove tutti quanti noi vogliamo essere, quindi come hanno sofferto noi, hanno sofferto tanto anche loro, però a volte forse fa bene un anno di una batosta ogni tanto perché è troppo semplice avere sempre la carota. Mi hanno insegnato che ogni tanto ci va anche la batosta e facciamo finta che la batosta e il bastone è questo campionato di Serie B. A volte per ripartire alla grande bisogna toccare il fondo, noi il fondo l'abbiamo toccato con la retrocessione e ora ripartiamo alla grande verso la Serie A.